Forse non molti di voi sono a conoscenza del fatto che con le ultime versioni di Camera Raw è possibile fare degli interventi di correzione, di vero e proprio fotoritocco. Prendiamo il caso di questa immagine in cui la fanciulla evidentemente la sera prima ha esagerato un po' e quindi qualche brufoletto o qualche imperfezione nella pelle è rimasta. Abbiamo appunto in Camera Raw questo strumento che si chiama rimozione macchie, che è un semplicissimo pennello, ma non lo usiamo come pennello. Una volta selezionato, abbiamo la possibilità di scegliere la dimensione di questo pennello, il suo raggio e l'opacità dell'intervento. Tutto quello che dobbiamo fare è creare una specie di selezione circolare attorno all'area che vogliamo correggere. Camera Raw in automatico andrà a scegliere l'area che utilizzerà come tampone di sovrapposizione, che identifichiamo con questo cerchiolino perimetrato in bianco e in verde, mentre l'area corretta è perimetrata in bianco e rosso. Queste due selezioni si possono spostare, per cui se abbiamo fatto un intervento non precisissimo possiamo spostare sia l'uno che l'altro, e possiamo in questa maniera andare ad intervenire anche su altre parti dell'immagine per andare a sistemare qualche piccolissimo dettaglio che magari non abbiamo il tempo o la voglia di lavorare in maniera troppo accurata in Photoshop. In pochissimi passaggi possiamo naturalmente decidere di ritoccare ulteriormente l'opacità e la dimensione del nostro intervento, avendo così la possibilità di rinnovare in pochissimi clic la nostra immagine.